Allora, ti chiedo di raccontarmi un po' come è nata l'idea del progetto di volontariato e come si è sviluppata, insomma, quali sono state le fasi dell'organizzazione del progetto. Il progetto nasce con la presa di consapevolezza dell'essere all'interno di una situazione di tipo emergenziale. E detto questo, è stata mandata una prima mail alla dottoressa Gibertoni, che è la direttrice generale dell'azienda ospedaliera del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, e facendole presente la disponibilità di studentesse e studenti a dare il loro contributo nella gestione di questa emergenza. Ovviamente, siamo anche consapevoli fin dall'inizio del fatto che non potevamo dare un contributo intervenendo direttamente nei reparti e in prima linea, e quindi la nostra idea è stata quella di fornire comunque il nostro aiuto per dare una mano in tutti quelli che sono i compiti più di tipo gestionale, amministrativo, che sono già alla portata delle conoscenze, delle competenze degli studenti e delle studentesse di medicina e quindi sgravare, così facendo, il personale sanitario già formato per delle attività più specifiche. Ci sono più di 160 volontari attivi al momento e abbiamo fatto in modo di suddividerli sui vari progetti, che sono progetti che ci vengono mandati dalle varie unità o dalle varie unità operative dell'azienda. Noi, in qualità di team di coordinamento, li analizziamo e li valutiamo se sono all'altezza delle capacità, delle competenze delle studentesse e degli studenti, e in base a quello ci assegniamo a testa un progetto del quale diventiamo referenti interni, poi gli studenti cominciano le loro mansioni. Sono sempre affiancati inizialmente da dei membri del personale che si occupano del training e dell'affiancamento per i primi giorni. E poi ovviamente l'altra attenzione che abbiamo avuto è quella per quanto riguarda i dispositivi di protezione, quindi ci assicuriamo che ad ogni partecipante del progetto vengano forniti tutti i dispositivi di protezione necessari. Tu hai già svolto comunque alcune ore, diciamo, di volontariato e eventualmente quali attività ti sei trovato a fare? Sì, io sono già 2 settimane che partecipo al progetto. Sono stato assegnato alla parte relativa alle malattie infettive, al supporto al reparto di malattie infettive e in particolare attualmente mi sto occupando della compilazione di un database che si chiama Predico. Che ha lo scopo essenzialmente di fornire dei dati sui quali poi verranno fatti degli studi in modo tale da poter, nel più breve tempo possibile, garantire la presenza di dati scientifici, che possono aiutare appunto la gestione clinica dell'emergenza. Praticamente fuori dal pronto soccorso, adesso sei cioè adesso da una ventina di giorni, credo, c'è un tendone, c'è una tenda che rappresenta proprio l'ingresso al pronto soccorso, è stata montata dalla Protezione Civile. All'interno della tenda ci sono io o insomma un altro volontario e una guardia giurata che deve stare lì H24. Il nostro compito consiste nel fare il pre-triage. Che cosa sarebbe? Si fanno una serie di domande, dei criteri, diciamo, che ci fanno in qualche modo sospettare se il paziente sia Covid positivo o no. Perché adesso il pronto soccorso è stato diviso tra pronto soccorso sporco e pronto soccorso pulito. Quindi, se c'è anche un solo criterio di inclusione, che sia febbre, difficoltà respiratoria oppure, non lo so, diarrea, noi comunque siamo tenuti a mandarlo nel pronto soccorso sporco, quindi nel percorso viola. In Ok, questo quindi modo, quello dedicato diciamo, al Covid, diciamo, cioè sporco si intende dedicato al Covid, sì, dedicato al Covid o comunque probabili. ok. In questo modo diciamo che si limita innanzitutto l'infezione anche tra personale sanitario, tra pazienti. Ci troviamo di fronte a pazienti molto preoccupati, Certo. ci troviamo di fronte a parenti che diventano isterici perché non possono entrare assolutamente i parenti. I parenti possono entrare solo per accompagnare minorenni oppure per accompagnare persone anziane che non siano autonome. E mi è capitato anche persone che siano venute con il nulla e l'intenzione di voler fare un tampone.
i tamponi non si fanno così a caso, perché lo stesso personale sanitario adesso non può avere accesso ai tamponi, perché si fanno con determinati criteri, perché comunque si tratta di manovre che non tanto l'invasività, perché quella è relativa, hanno comunque dei costi. Certo. In un momento come questo non si può fare, per cui mi è capitato che cercassero di guidare i criteri, le domande che io gli facevo, in modo tale che io li potessi mandare dove loro volevano. Ok. Quindi lì sta anche a te avere un po' di polso, cercare di capire se sta mentendo, se... Però... Beh sì, è una situazione complicata da ogni punto di vista. Sì. Secondo te, per uno studente o una studentessa che comunque prende parte a questa esperienza, che tipo di ritorno ci sia, in un certo senso? Sia magari proprio personale e anche, perché no, professionale. Certo, ma sicuramente è un'esperienza arricchente, è un'esperienza che non lascia indifferenti neanche da un punto di vista emotivo, e c'è da dire che comunque le persone che sono in prima linea in questo momento nella gestione di questa emergenza sono i nostri professori, le nostre professoresse, sono stati o saranno i nostri tutor durante i tirocini, e il tutto sta avvenendo in degli spazi che sono estremamente familiari per chiunque studi medicina, quindi diciamo è anche un'esigenza dare il proprio contributo in questo momento di difficoltà collettiva. E è utile nel senso che aiuta a capire quello che significa lavorare in un ambiente ospedaliero, anche eseguendo mansioni che non sono prettamente cliniche. Certo. Quindi tutta quell'aspetto di burocrazia, di ricerca che il medico poi si troverà a effettuare e che di solito non viene affrontato accuratamente durante il percorso didattico. Quindi ecco, questo è sicuramente un aspetto che arricchisce la formazione. In un momento come questo, poter fare qualcosa, anche se minimo, ti fa sentire utile in qualche modo. Quindi io l'ho fatto prettamente perché volevo fare il mio, in qualsiasi modo, perché ti rendi conto che in questo modo stai togliendo una mole di lavoro eccessiva a persone competenti. In questo periodo di emergenza, tra le tante cose che ha portato alla luce, a livello strutturale o comunque sistemico proprio di insegnamento della medicina, della facoltà di medicina e del modo in cui viene affrontato in Italia, ci sono dei punti critici che sono venuti fuori maggiormente rispetto a prima? Per quanto riguarda il sistema formativo, quello che emerge è appunto la criticità legata al fatto che, nonostante si tratti di studenti e studentesse di medicina, non siamo in grado di intervenire in prima persona sul campo, in prima linea, perché non c'è stata una formazione adeguata che ce lo ha concesso. E in più, a parer mio, la più grande discrepanza nasce nel momento in cui viene, con gli ultimi decreti, istituita e ufficializzata la laurea abilitante con anche l'abilitazione d'ufficio, però allo stesso tempo non c'è una riforma della didattica durante il percorso formativo che permetta un approccio che ci renda sicuri e con più esperienza e pronti per andare già nei reparti. Il problema è che l'università, la facoltà di medicina, implica necessariamente che dopo il conseguimento della laurea, quindi dopo i 6 anni, ci sia l'acquisizione di una specialistica, senza la quale non si può entrare a lavorare nel sistema sanitario nazionale. Esiste un imbuto, chiamato appunto l'imbuto formativo, sì, in quanto nel corso degli ultimi anni, purtroppo, il numero di borse di specializzazione, quindi di contratti di formazione specialistica che sono stati forniti ogni anno, sono risultati notevolmente inferiori rispetto al numero di laureati. Quindi il problema è quello, il problema è che bisogna aumentare i contratti di specializzazione
per fornire al sistema sanitario un numero di medici specialisti adeguato. Certo. Se questo non verrà fatto, ovviamente la qualità del sistema sanitario non farà che peggiorare, indipendentemente da uno stato emergenziale o meno, perché c'erano delle notevoli mancanze prima del fenomeno pandemico, ecco. Sicuramente non eravamo pronti e non era pronta nemmeno l'università a gestire questo tipo di situazioni. Certo. Penso che nel limite del possibile stiano facendo tutto quello che si può fare per venirci incontro. Dall'altra lo fanno sempre in modo parziale, perché come è stato fatto attualmente per noi ragazzi di sesto, l'istituire i tirocini online, ad esempio. Ok. Ci può dare dei benefici, in che modo? Che ci laureiamo per tempo, però dall'altra il togliersi la possibilità di fare anche dopo dei tirocini che comunque ci abilitano alla professione di medico, e dover fare dei tirocini online che consistono nella sola visione di video, non ci forma come medici. Cosa c'è stato di sbagliato e cosa va assolutamente corretto anche da un punto di vista comunicativo? Alcune cose potevano essere gestite meglio, alcune misure potevano essere prese prima, però sono tutte cose molto semplici da dire con il senno di poi. Credo che la situazione sia stata gestita anche in una maniera abbastanza appropriata, soprattutto se adesso andiamo a comparare le misure e la rapidità con cui queste sono state prese in Italia rispetto a tanti altri paesi europei e globali, ecco. C'è una situazione emergenziale che appunto ha scardinato tante certezze e rispetto alla quale si sente un'esigenza di lucidità e chiarezza sia a livello operativo sia a livello comunicativo, quindi sto pensando all'introduzione dei test sierologici che per ogni regione sta adattando sta scegliendo a suo piacimento, fra virgolette, quindi senza un coordinamento centrale. Sto pensando alla comunicazione dei mass media in questi giorni che stanno alimentando da un lato le voci autorevoli, poi altre voci altrettanto autorevoli che però smentiscono le prime, creando una grossa confusione generale. Quindi io quello che spero è che si riesca ad attivare un coordinamento centrale che con lucidità e senso di responsabilità collettiva possa permetterci di gestire e contenere questa emergenza nel modo più efficace possibile. Devo essere sincera, penso che ci sia una coscienza abbastanza sviluppata in questo periodo con queste cose, però sarebbe meglio se si procedesse ancora di più eliminando tutti questi fattori che non fanno altro che ostruire o comunque far perdere del tempo a chi sta lavorando lì. Quindi certo. L'unica cosa che mi sento di dire, che dico anche a me stessa, è di essere il più responsabili possibile.